Alla barca dell'Ucraina che è stata sistemata, problema abbiamo visto al carrello, insomma si è differito un pochino, noi comunque avevamo il telegiornale e quindi vi abbiamo proposto le news come da scaletta. E problema alla barca ucraina che è stato risolto, quindi possiamo concentrarci su questa finale, caro Raffaello, che è cominciata ora, Germania, Romania, Italia. Per questo quadruplo, Svizzera, Ucraina e appunto Olanda. Attenzione all'Italia, ai nostri Manzoli, Laino, Grippa ed Evangelisti. Barca in acqua 3, acqua centrale, partiti molto bene. Bisognerà lottare con la Svizzera, molto probabilmente, tenendo d'occhio la stessa Ucraina che ha risolto i problemi al carrello. Ma siamo partiti bene, molto bene. Sì, bella la barca azzurra in questo frangente, alcuni dati tecnici, 15 gli equipaggi iscritti in questa specialità, l'Italia accede in questa semifinale vincendo la propria batteria, scusa, in questa finale vincendo la propria batteria e soprattutto imponendosi nella semifinale, prima semifinale di ieri proprio in 6:00:69, circa un secondo più lenta della Svizzera. Ed è proprio questa Svizzera che adesso è in testa, l'Italia è attardata, circa un'imbarcazione di svantaggio, deve cercare di tenere il passo soprattutto dell'Ucraina e soprattutto non deve farsi sorprendere dalla Germania a sinistra. Ieri veramente grande gara in semifinale da parte della barca italiana, questa invece è la Svizzera, altra barca da tenere comunque d'occhio, quella guidata da Bernabé de Large in capovoga e si porta proprio in testa. Dopo 4 minuti di gara, facile l'azione della Svizzera, bella, pulita, elegante, soprattutto molto efficace, molto alti nei lombi, portano via la barca in maniera eccelsa. L'Ucraina subito a seguire, ma molto più slegata, molto più di potenza. La Germania fuori, non male. L'Italia ieri era rimasta attardata per poi dopo risalire negli ultimi 500, finale, sì. Negli ultimi 500, ma ieri era comunque più a contatto. Adesso nel 500 finale l'Italia ha un distacco importante, 4:40, non sono pochi, soprattutto in un quadruplo dove questo distacco è difficile da recuperare. L'Italia adesso deve attaccarsi assolutamente per poter prendere una medaglia, sono a circa 2 secondi dal terzo posto. A 2 secondi dal terzo posto, speriamo che riuscirà nell'attacco finale o se invece paga quello che è stato un estremo sforzo ieri proprio nella gara in cui la parte finale ha dato tutto e di più l'Italia, con l'armo svizzero in testa, al secondo posto Ucraina, le ultime battute ci vedono attaccare la Germania per cercare di prenderci la medaglia di bronzo in questo quadruplo. Bene la Svizzera, grande lavoro, molto pulita la barca elvetica, l'Italia ancora è attardata, o si attacca adesso o mai più, con l'Ucraina che cerca di andare all'attacco della Svizzera, molto potente l'armo ucraino guidato da Andrei Mikhailov. L'Italia è là dietro, lotta anche con l'Olanda, vediamo se riusciamo ad andare all'attacco proprio della Germania, c'è anche l'Olanda che prova ad appagliarsi e ad avvicinarsi agli azzurri nelle ultime battute, alle ultime palate per prenderci eventualmente una medaglia di bronzo che sarebbe straordinaria. L'Italia all'attacco, tiene a distanza l'Olanda, c'è anche l'Ucraina che cerca di attaccare la Svizzera. Italia che lotta con l'Ucraina per quello che può essere il terzo posto, Svizzera che va a vincere poi Ucraina e purtroppo Germania, Italia quarta. Sì, hanno atteso troppo per poter ripartire, dovevano partire molto prima, soprattutto cercare di fare una partenza più decisa. Dopo i 2:50 la distensione sul passo, c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Peccato, perché questo equipaggio ieri si era imposto in semifinale. Peccato davvero. Ed eccola lì la Germania. Ha fatto una bella gara, non c'è dubbio, ha resistito a un doppio attacco finale, l'armo tedesco dall'acqua 1, acqua non favorevole. Certo, la Germania anche in questo mondiale giovanile si conferma nazionale dal grande valore, grande rilievo. Sì, una connotazione tecnica nelle prime tre posizioni, proprio le barche che sono passate dalla semifinale dove l'Italia non c'era. L'Italia comunque è arrivata davanti a Romania e Olanda che aveva battuto proprio ieri in semifinale, mentre si sono ripetute prima, seconda e terza Svizzera, Ucraina e Germania, proprio la Svizzera prime, seconda e terza dell'altra semifinale, che vince con Bernabé de Large, Romain Rousseau, Augustin Maillefert e Damien Tollardo.
secondo posto per l'Ucraina di Bondarenko, Mikhailov, Ivanov e Barestiuk, terzo posto invece per la Germania di Kristofczyk, Schulter, Klinger e Daberkov. Daberkov che peraltro ha anche partecipato al doppio in questo mondiale. Tra poco l'ammiraglia femminile però, quindi l'otto, poi avremo i due singoli e poi a chiudere come al solito l'ammiraglia maschile, dove abbiamo anche il nostro otto. Non abbiamo l'otto invece femminile nella finale. Peccato per l'Italia.